per l'aggiornamento dopo Omnibus. Tra mezz'ora apriranno i seggi per il voto referendario e chiuderanno alle 22, si voterà anche domani dalle 7 alle 15. Oltre 47 milioni gli italiani chiamati alle urne, per la validità sarà decisivo il raggiungimento del quorum 4. I quesiti proposti sul nucleare, legittimo impedimento e 2 sulla privatizzazione dell'acqua. Giulio Tremonti prudente sulla riforma del fisco, ci vuole precauzione, non si può fare aumentando il deficit pubblico, dice il ministro dell'economia. La Lega però lo attacca sulle tasse, il coraggio è meglio della prudenza, avvisa Roberto Maroni, tirare a campare sarebbe devastante. L'orgoglio gay invade Roma, 1 milione di persone da tutta Europa ha riempito la capitale per chiedere gli stessi diritti per gli omosessuali, la condanna dell'omofobia. Al Circo Massimo Lady Gaga canta per i suoi fans, ma prima parla di libertà civile e di un mondo uguale per tutti. Fernando Alonso partirà in prima fila nel Gran Premio del Canada, al via alle 17 di oggi a Montreal. Davanti a lui ci sarà solo la solita Red Bull di Vettel. Ottima terza posizione per Massa. Le Ferrari dunque sperano di rilanciare un mondiale di Formula 1 fin qui fallimentare. E 31. Buongiorno, buona domenica. Allora, fra mezz'ora, ormai l'abbiamo ripetuto fin quasi alla nausea, aprono i seggi per andare a votare i 4 quesiti del referendum, lo ricordiamo ancora una volta, 2 sull'uso delle risorse idriche, 1 sul legittimo impedimento e l'altro sul nucleare. Ci sarà tempo fino alle 22 di questa sera e poi ancora domani dalle 7 del mattino fino alle 15 e, ve lo ricordo ancora, dalle 15 e un secondo su questa rete prende il via lo speciale elettorale condotto dal direttore Enrico Mentana. Ci saranno anche molti ospiti per dare appunto i risultati di questa consultazione. Risultati che non saranno solo legati al sì o al no, ma saranno soprattutto legati, visto che sono quasi 20 anni che non ci si arriva, al raggiungimento del quorum, ovvero del numero di votanti necessario, il 50% più uno, per rendere valide queste consultazioni. Fra l'altro vi ricordo si voterà a Milano per esempio per altri 5 quesiti, in questo caso propositivi, e ci sono altri 11 comuni in Sicilia invece che vanno al ballottaggio per le elezioni amministrative. Dunque un appuntamento decisamente importante di cui ovviamente vi renderemo conto. Intanto invece il dibattito politico va avanti e si incentra sulla questione della riforma fiscale, lo ricordiamo ancora una volta, annunciata qualche giorno fa dal Presidente del Consiglio. Ieri c'è stata una sorta di botta e risposta a distanza tra il ministro dell'economia Tremonti, che era ospite del convegno dei giovani industriali a Santa Margherita Ligure, e del ministro dell'interno Maroni, che invece era a Levico Terme. Oggi sarà Tremonti a Levico Terme, c'è la festa nazionale della CISL, quindi sentiremo se ci saranno degli aggiornamenti, ma la sostanza è Tremonti frena e invece Maroni dice, beh insomma, tirare a campare può essere davvero devastante. Questa è la cronaca di Francesca Todini. È la tanto attesa riforma del fisco che rischia di incrinare l'asse tra la Lega e Giulio Tremonti, o almeno tra una parte del carroccio ed il ministro dell'economia. Da un lato infatti c'è il ministro dell'interno Roberto Maroni che spinge, anzi sprona all'azione. Ha detto che serve la prudenza, è giusto, però se, in questi momenti io credo che serva più il coraggio della prudenza, o tutte e due insomma. La prudenza sì, ma anche il coraggio di guardare e di mettere in campo una riforma significativa. È devastante tirare a campare, aggiunge poi il ministro dell'Interno, riferendosi all'azione di governo. Ma dal convegno dei giovani di Confindustria riuniti a Santa Margherita Ligure arriva la frenata di Giulio Tremonti. Ci vuole prudenza, ha spiegato dal palco il ministro. Io sulla questione fiscale la vedo un po' così, ma ripeto, è già tutto scritto lì dentro. Abbiamo alcuni vincoli. Il primo è il vincolo di bilancio. Non possiamo farla in deficit.
Un vero colpo di scena, visto che soltanto tre giorni fa le forbici tagliatasse erano pronte a scattare, come promesso dal premier Berlusconi, con l'obiettivo, entro l'estate, di una legge delega. La crisi non è finita, spiega adesso Tremonti, ma a rilanciare ci pensa Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria. È necessario abbassare le tasse, dice, a chi tiene in piedi questo paese, lavoratori, dipendenti ed imprese. Se noi dobbiamo tagliare la spesa pubblica, la prima cosa che dobbiamo fare è far fare allo Stato meno cose, spesso lo Stato ne fa troppe, le fa male, l'obiettivo sarebbe fargli fare meno cose, lasciare più spazio al mercato, alla concorrenza e quelle cose che dovrà fare, farle bene. Ecco, questo non è quello che sta succedendo nel nostro Paese. Ci sono importanti notizie che invece arrivano dall'estero, perché la Casa Bianca conferma la notizia dell'uccisione di Fazlullah Abdullah Mohammed, considerato il capo africano di Al-Qaeda, ritenuto responsabile ad esempio di attentati particolarmente sanguinosi come quelli di Dar es Salaam di Nairobi del 98, sarebbe appunto stato ucciso in un conflitto a fuoco a Mogadiscio. E tutto questo avviene all'indomani della pubblicazione, diciamo, sul web di un appello di Al-Qaeda a condurre in modo, diciamo così, un po' diverso la jihad, la guerra santa. La cronaca è di Fabio Angelitti. Il tentativo di una donna di avvicinarsi al Papa durante la messa di Natale del 2008 e l'aggressione con il lancio della statuina a forma di duomo contro il premier a Milano li fanno diventare due obiettivi facili del terrorismo islamico. La rivelazione arriva da un video di 100 minuti girato e messo in rete dal braccio mediatico di Al-Qaeda e che fa capo a Adam Gadahan, detto anche Azam l'americano. Ma la lista dei bersagli può anche essere estesa a giornalisti, personalità dell'economia e ad altri obiettivi poco protetti. Nel video trasmesso su internet lo scorso 2 giugno si sostiene che figure influenti nei governi, industrie e media dell'Occidente controllato dai sionisti devono diventare obiettivi di attacchi, perché così verrà fiaccato il desiderio dei loro popoli di combattere l'Islam. Nessun commento da ambienti dell'intelligence italiana al video di Al-Qaeda, se non a quello che, come sempre, si continua a lavorare con impegno e riservatezza per garantire la sicurezza sia del premier che del pontefice. Ma gli attacchi armati non sono gli unici evocati nel video. Il messaggio contiene anche ripetuti inviti a proseguire la guerra santa attraverso attacchi informatici contro gli Stati Uniti. Intanto in Pakistan però c'è stato in tarda serata un duplice attentato kamikaze. Al momento si segnalano 35 vittime, almeno un centinaio di feriti, alcuni davvero gravi. Ninfa Colasanto. È mezzanotte di sabato sera, il centro di Peshawar è affollato, la gente passeggia per le strade, i ristoranti sono ancora aperti, quando scatta quella che sembra a tutti gli effetti una trappola, secondo una tecnica già utilizzata in passato da Al-Qaeda. Una prima carica esplosiva viene attivata, non è potentissima, non produce grandi danni, ma attira sul posto poliziotti, giornalisti e molti curiosi. È a questo punto che avviene la strage, una, forse due potentissime esplosioni. Secondo alcuni testimoni entra in azione un kamikaze a bordo di una motocicletta. Nell'area del Khimar Bazar, un mercato molto frequentato dai pakistani, ci sono negozi, un supermercato, molte abitazioni di funzionari delle forze dell'ordine. Moltissime le vittime, tra di loro anche diversi bambini. Una ventina di feriti sono in condizioni gravissime. Nell'importante città del Pakistan nord-occidentale si scatena il panico. Al momento l'attentato non è stato rivendicato, ma sembra chiara la firma del terrorismo talebano legato ad Al-Qaeda. Forse l'ennesima vendetta per l'uccisione di Osama Bin Laden. Da quando il 2 maggio scorso lo sceicco è stato eliminato dagli americani non lontano dalla capitale Islamabad, gli attentati si sono intensificati in tutto il paese. Tra l'altro il direttore della CIA Panetta e il presidente afghano Karzai avevano da poco lasciato il Pakistan dopo una serie di colloqui incentrati proprio sulla lotta al terrorismo. Il giorno dopo l'omicidio di una bimba di 7 anni a Castel Volturno, la comunità ghanese mette sotto accusa i soccorsi, sono arrivati troppo lentamente, c'è stato fra l'altro anche il rischio di un vero e proprio linciaggio ai danni dell'assassino. Un uomo di 30 anni, si chiama Richard Faipong, probabilmente aveva problemi psichici, l'uomo è entrato nella casa dove viveva la bimba, l'ha colpita 2 volte con un bastone e poi l'ha buttata in un canale dove appunto la piccola è
annegata. Noi invece adesso torniamo a Roma. Lady Gaga è già ripartita, ha già lasciato la capitale, una capitale per un giorno, capitale anche dei diritti dei gay. Almeno 1 milione di persone hanno sfilato ieri e ovviamente il clou è stato il concerto al Circo Massimo. Andrea Prandi. La mia più grande gioia è essere qui con voi e sentirmi parte di ognuno di voi. Ogni giorno lottiamo per i diritti e la giustizia, vogliamo un mondo uguale per tutti, siamo qui per difendere l'amore. Dal profondo del mio cuore oggi siamo qui con bandiere di pace, sperando in una fratellanza in difesa dell'amore. Siamo qui insieme contro l'intolleranza e la discriminazione, per difendere i diritti umani contro l'omofobia. Parole di Lady Gaga al concerto che ha concluso l'Euro Pride al Circo Massimo di Roma. La pop star, icona del mondo gay, prima di cantare ha lanciato alcuni messaggi. L'Euro Pride era iniziato nel primo pomeriggio da Piazza della Repubblica con una lunga e colorata sfilata di carri diretti al Circo Massimo. Gli organizzatori hanno alla fine parlato di 1 milione di partecipanti provenienti da tutta Europa. I manifestanti gridano slogan e protestano contro le discriminazioni omofobiche. Tra i principali obiettivi c'è il Vaticano. In piazza anche la governatrice del Lazio, Polverini, contestata per non aver preso una posizione precisa, oltre a personaggi e politici che hanno fatto da tempo la loro scelta. È una piazza che chiede dignità, libertà, rispetto e riconoscimento di diritti di cittadinanza fondamentali, anche per le coppie di fatto, anche per i gay, le lesbiche e i transessuali. Sarà una domenica a casa per alcuni dei principali imputati dell'inchiesta del cosiddetto calcio scommesse. Intanto lunedì entra finalmente in vigore la tax force che è stata messa in piedi al Viminale. Sentiamo gli ultimi dettagli da Caterina Bizzarri. Dopo la bufera, l'inchiesta di Cremona sulle partite truccate si prende un giorno di pausa. Ieri sono stati scarcerati per andare ai domiciliari 3 dei protagonisti dello scandalo calcio scommesse. L'ex calciatore Gianfranco Parlato, il titolare dell'agenzia di scommesse di Pescara, Massimo Erodiani, e Marco Pirani, il dentista che avrebbe fornito le ricette di benzodiazepine all'ex portiere della Cremonese Marco Paoloni. Tranquillanti che poi, secondo l'accusa, avrebbe somministrato ai suoi compagni di squadra. Lui, che nell'interrogatorio Fiume ha fatto marcia indietro, descrivendosi sostanzialmente come un bluff perché prometteva di truccare le partite, ma in realtà non faceva nulla, resta in carcere. Ma il legale di Paoloni ha già inoltrato la domanda di scarcerazione. Domani però si ricomincia. L'inchiesta è solo all'inizio, dice il procuratore Roberto Di Martino, che incontrerà il procuratore generale della FIGC Palazzi, ma soprattutto sentirà i tanti calciatori coinvolti nelle intercettazioni. A cominciare dal capitano dell'Atalanta Doni e dall'ex calciatore Bettarini. Martedì dovrebbe essere la volta dell'ex centrocampista Antonio Bellavista, che forse si avvarrà della facoltà di non rispondere. Sul fronte sportivo i massimi dirigenti parlano di confuso rumore di fondo, come ha dichiarato il presidente della Lega Beretta, invitando a non criminalizzare il mondo del calcio. E allora questa era la cronaca. Edoardo Soldati, a te invece la parola per lo sport, quello giocato. Quello è, ce n'è tanto, Flavia, oggi. Buongiorno, buongiorno anche dalla redazione sportiva. Cominciamo con i motori, una giornata davvero densa. Cominciamo a parlare della Formula 1, Gran Premio del Canada, il solito Vettel in pole position, ma la Ferrari c'è con Alonso e Massa e la rossa darà battaglia. Il servizio di Ugo Francicanava. L'ultima volta era stata nel settembre 2010, l'ultimo lampo rosso in prima fila. Era il Gran Premio di Singapore ed era soprattutto tutta un'altra Ferrari lanciata alla rimonta, una Ferrari ben diversa dalla problematica F-150 Italia, ancora a secco di vittorie nel 2011. Ecco perché la prima fila conquistata da Fernando Alonso sul circuito cittadino di Montreal assume un valore doppio, soprattutto se vista insieme al terzo posto di Felipe Massa. Se è vero che il tracciato stradale dell'isola di Notre Dame è tra i circuiti più favorevoli alle monoposto di Maranello, privo di quei curvoni veloci in cui la determinante aerodinamica è tutta a favore delle Red Bull, è altrettanto vero che il lavoro fatto in queste ultime 3 settimane, dopo il mezzo ribaltone interno imposto da Montezemolo, lo sta pagando. Il divario tra Alonso e il poleman Vettel, alla sesta pole in 7 gare, è adesso nell'ordine di 2 decimi. E lo stesso leader del mondiale, il cui feeling con la vettura è semplicemente impressionante, riconosce che le differenze sono diminuite. Riuscirà Vettel ad imporre ancora una volta la sua strategia di toccata di acceleratore e fuga verso la vittoria? O sarà vera gloria per una Ferrari che non vince dal Gran Premio di Corea 9 Gran Premi fa? L'ennesima grande partenza di Fernando potrebbe costringere Vettel ad inseguire, a rovesciare la tattica finora adottata.
Ci sono però almeno due variabili impossibili da calcolare prima del via: il degrado delle gomme su un asfalto diverso da quello dei circuiti ed il fattore meteo. Per oggi è prevista pioggia già a 2 ore dal via. Ma anche se alla partenza sarà grigio su Montreal, nemmeno la pioggia potrà spegnere il lampo rosso nella prima fila della griglia di partenza. C'è anche il Mondiale Moto, si corre sul rinnovato circuito di Silverstone. Nelle prove ufficiali della MotoGP è stato ancora dominio Honda, sarà Casey Stoner infatti a partire in pole position nel Gran Premio del Gran Bretagna, sesta prova del Mondiale. Il pilota Honda ha preceduto l'italiano Marco Simoncelli su un'altra Honda gestita dal team Gresini e il campione del mondo Jorge Lorenzo su Yamaha. Disastroso Valentino Rossi, solo tredicesimo con la sua Ducati, staccata di quasi 4 secondi. Era da Valencia 2007 che Rossi non partiva così indietro nello schieramento. E grande protagonista anche la Superbike, a Misano si corre il Gran Premio di San Marino, sesta prova del Mondiale, anche qui ci racconta tutto Fabrizio Calia. Qualifiche sotto la pioggia con emozioni fino all'ultimo giro. A Misano la pole position è dell'inglese Tom Sykes, che riporta ai vertici la Kawasaki. Ma alle sue spalle è successo proprio di tutto. Max Biaggi con l'Aprilia è caduto poco prima della Super Pole per poi ricorrere alla stessa moto, riparata a tempo di record dai suoi meccanici. Scatterà dal settimo posto della griglia di partenza. È andata come è andata, anche perché io ho avuto un problema tecnico nella prima Super Pole e ho dovuto lasciare la moto, quella che a mio giudizio funzionava meglio, per prendere la 2, che però non era pronta. Ha invece agguantato un posto in prima fila, il quarto Marco Melandri con la Yamaha. Man mano il romagnolo ha migliorato la sua prestazione dopo un inizio difficile con pista bagnata. È stato difficile, l'ultimo giro, fino a metà giro riuscivo a guidare bene, ma le ultime 3 curve proprio mi sembrava di essere sul sapone, ho cercato solo di portare a termine il giro e essere in prima fila sicuramente è una cosa molto inaspettata, visto le condizioni. Prima fila anche per il leader mondiale Carlos Checa, secondo davanti alla Ducati privata di Smerz. Una caduta poteva escluderlo dai top, ma il catalano ha portato a casa un insperato secondo posto, diretta sulla 7 a partire dalle ore 11:15. E ricordiamo che Max Biaggi dovrà, in seguito a quell'incidente prima della pole, dovrà correre con una frattura ad un piede, quindi gara di sofferenza. E prima di spostarci al calcio, le immagini dello spaventoso incidente avvenuto dopo pochi giri della 24 ore di Le Mans. Una delle vetture favorite, l'Audi R8, guidata in quel momento da Alan McNish, ha toccato duro la Ferrari di Beltois, finendo fuori pista priva di controllo. L'urto sulle barriere di protezione è stato durissimo, con l'Audi che ha quasi scavalcato il guardrail, mettendo a rischio anche fotografi e spettatori appena al di là delle transenne. Per fortuna tutto si è risolto senza conseguenze né per il pilota né per gli spettatori. Ed eccoci al calciomercato, subito il punto della situazione con Luca Catuogno. Sanchez e il Barcellona sono un po' più lontani. Al momento i catalani hanno come priorità l'operazione Fabregas, il centrocampista dell'Arsenal che Guardiola segue da tempo e che Wenger è disposto a lasciar partire a patto che non vada in un'altra formazione della Premier League. La frenata blaugrana nella corsa all'attaccante cileno fa il gioco dell'Inter, primo club a chiedere Sanchez e a stabilire un contatto con l'Udinese. Intanto Ferguson vuole portare Snyder al Manchester United e per superare le resistenze di Moratti è pronto a mettere sul piatto circa 35 milioni. Nell'offerta ci sarebbe anche il cartellino di Nani, ma per sostituire l'olandese il principale obiettivo dei nerazzurri è il palermitano Pastore, sul quale c'è però da vincere la concorrenza di Napoli e Real Madrid. Zamparini lo valuta 50 milioni. Dopo Pirlo e Ziegler, presi a costo zero, la Juve sta per chiudere il primo trasferimento oneroso. È vicino infatti l'arrivo a Torino di Lichtsteiner. Solo 1 milione divide ormai la domanda della Lazio dall'offerta di Marotta. Nel frattempo Lotito promette nuovi rinforzi del livello di Klose e strizza l'occhio al portiere Marchetti del Cagliari. Accordo fatto tra Criscito e il Napoli. Al Genoa andranno 6 milioni per la comproprietà. E intanto il Piacenza è retrocesso dalla Serie B in Lega Pro. Il verdetto ieri sera dopo la finale di ritorno dei play-out contro l'Albino Leffe di Mondonico. Albino Leffe che si è portato sul 2-0 nel primo tempo, al decimo bergamaschi in vantaggio con Girasole e quindi il raddoppio firmato da Grossi al 35esimo. Eccolo qui il tiro di Grossi. Nella ripresa la replica del Piacenza che ha accorciato le distanze sul rigore di Cacia e ha pareggiato con Graffiedi al 33esimo, ma il pari non bastava ai piacentini.
Cittadini che retrocedono così in Lega Pro, mentre l'Albino Leffe rimane in Serie B. Per il basket, Siena ha stravinto gara 1 della finale Scudetto, la Montepaschi ha battuto Cantù per 100-75. Per il tennis invece saranno il francese Tsonga e lo scozzese Andy Murray a contendersi la finale del Queens, il torneo londinese sull'erba che precede Wimbledon. Tsonga ha battuto in semifinale il britannico Ward, mentre Murray ha avuto ragione dell'americano Andy Roddick. E su un'altra erba, la vediamo fra poco, quella del torinese dei Roveri, si gioca oggi il quarto e ultimo giro degli Open d'Italia di golf. Il leader è sempre l'inglese Robert Rock con meno 16, che però lascia speranze al nostro Francesco Bolinari a due colpi da Rock, mentre Matteo Manassero è a meno 4. A te Flavia. Edgardo Gulot che aspetta con Omnibus, fra l'altro si parlerà proprio del scandalo calcio scommesse. Io intanto vi auguro una buona domenica.